Sollevare lo sguardo e ritrovarsi a due passi dai pianeti illuminati dal sole. È la nuova atmosfera creata in un esercizio pubblico di busto che ama stupire i clienti con scenografie e degli effetti speciali. L'ultima idea, quella di portare il cielo in una stanza, quasi a simboleggiarne la sua preziosità, capita in un momento in cui l'alto tasso di inquinamento sul nostro territorio è quasi da record. Un omaggio alla natura e un messaggio che passa attraverso l'arte della decorazione, con la quale Giuseppe Gilardi e la moglie Cristina creano, rinnovando e trasformando lo spazio in una piccola oasi fuori dalla realtà. Non occorrono ricorrenze particolari, dice Giuseppe, seguiamo solo la nostra fantasia. Del resto, un tocco di creatività e di originalità non guasta mai. Abbiamo spaziato un po' in tutti i campi perché appunto ci piace un po' stupire la nostra clientela e c'è grande aspettativa anche da parte della nostra clientela, come si vestirà, cosa faranno, che ambientazione troveremo. Eravamo partiti con delle lanterne, dopo l'idea si è sviluppata e abbiamo creato i pianeti. Il grosso problema è che il sole non lo dà nessuno, allora abbiamo dovuto creare il sole fatto in casa, tra virgolette, perché ci sono i pianeti, però il Sole a quanto pare è una stella che nessuno vuole Ah, preparare. e dopo il cielo in una stanza cosa faremo? È grande sorpresa, questo poi si vedrà. Non scopriamo le carte prima del tempo.